la zoccola duro prima di iniziare il video. Vi ricordo che è ancora disponibile il grande libro di Carlo Pellegatti, Sempre Milan, disponibile, link in descrizione, 120 anni di storia del Milan, tutti gli aneddoti, tutte le nostre vittorie, tutte quelle cose che magari non sapete, perché poi ci sono delle bellissime immagini, ma ci sono anche proprio scritte tutte quelle curiosità che sempre cercate dei giocatori, soprattutto per i più giovani che non li conoscono, ed è un libro che ti rimane per sempre, no? Anche solo tenerlo lì in casa, arriva un ospite, vede che c'è questo libro e dice, questo è un top di gamma di qualità. Quindi mi raccomando, link in descrizione, il libro Sempre Milan di Carlo Pellegatti. Dai ragazzi, la capolista. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Siamo qui, siamo Feliz qui. Navidad, di prospero Agnes, felicità. Merry Christmas! Auguri, buon Natale amici, buon Natale a tutti gli amici dello Zoccolo 2 e a tutti, anche chi non è, anche ai milanisti oggi. Buon Natale buon alla Natale. Capolista. Capolista. E a chi sta dietro. E chi sta dietro. E ti piace stare dietro. Il traguardo che conta. È il traguardo che conta. È il traguardo. Dai, solo rinviato. Solo rinviato. Ieri sera è andato di extra russo. Ti è andato un po' di traverso. No, no, ma io cosa ti avevo detto? Che vinceva almeno no. Ma tu hai detto 50 gol, hai detto perché perdiamo, perché pareggiamo. Poi hai detto, che vinceva. Poi hai detto che vincevamo. Perché poi hai provato a gufare allora, in tutti i modi. No, e l'hai preso nelle giampe. Questo voglio dire. Vedi che metti la mano. Amico Teo che dice, guarda lì quando parla. Avete avuto il chi parli lì? Con la strada, parla di Lano. Possesso palla. Ieri l'ha avuto la Lazio, possesso palla. Ma che dici? Ma io ho detto che abbiamo avuto 50 occasioni. Quando, che dici? Quando ha tirato fuori il centravanti lì, giro in mondo. Ceruzzo! Ceruzzo mio! Lì ha perso, perché lì in aria la pigliava lui. Colpa di Inzaghi, quindi. Ma li vuoi dare un po' di meriti a questo Milan o no? Che è una squadra con i cocomere. Ha avuto più occasioni che noi siamo una squadra. Il Milan ha avuto più occasioni della Lazio. Che siamo partiti. I rigori non c'era né uno né l'altro. Bravissimo. No, le assenze, la paura, il caso, la fortuna. Si parte 10 minuti 2-0. Dicono. Dimostrazione di forza. Però il rigore non ce n'è uno nell'altro. Però il primo a voi che aveva dato. Ci sono, ma non vanno ha cambiato la partita dandolo subito a voi. Detto è tutto, quella che aveva la partita. E invece dagliela alla Lazio contro noi non ha cambiata, che se eravamo 2-0, no? Allora, poi non ha cambiata. Vabbè, se eravamo 1-0 era uguale. No, perché è stato peggio prendere il rigore contro. Però voglio dire, ci ha creduto di più. Voglio era dire meglio 1-0. Questi ragioni sempre il tuo cazzo, allora parla te. Parla. Devi dire, sì. Siamo secondi, bravo Milan, bravo basta, Milan. Questo devi dire. È grande Inter nel secondo tempo ha giocato alla grande. Abbiamo preso in cosa volta. Cosa volevi dire? No, che i rigori, questi rigori non esistono proprio. Non esistono, d'accordo. Sono qui, allora, se dai questi rigori... Sono d'accordo, ma tanto sono stati influenti, perché hai dato uno di qua uno di là. Sì, ma non vuol dire... No, parliamo ma... di calcio! Il primo. Che il Milan gioca a calcio, con un Hernandez devastante sulla fascia. Queste storie che dicono il vice Ibrahimovic, non esistono i vice, esiste un giocatore e un altro giocatore. Ma voi se vi manca Lukaku per 7 partite, cosa fate? Ora, abbiamo vinto. Ci arrivati da Europa League. Già due partite che ci arrivati, infatti avete pareggiato. No, abbiamo vinto. No, avete vinto pareggiato, non parlo. Ancora con sta pizza. No, la mangio la pizza stasera, c'è il cenone di Natale. Allora, cosa mangio la pizza? Poi già sono un bufalo. Bufalo la pizza, va, continua con questa pizza. È quattro volte che me lo dice, io non la voglio. Non l'ho capito, la pancia, ormai c'è la malattia dell'agnello. Tu, andare tu, ti lascio là? No, il presidente. Ti lascio in mezzo alla strada? Il presidente. Ti lascio sotto un ponte? C'è la malattia dell'agnello, cresce la pancia e diminuisce. Ma tu devi essere contento. E diminuisce la vocina. Devi essere contento che sei secondo. È un miracolo. Come miracolo? È un miracolo che sei secondo. Napoli, che avete fatto 7 vittorie di fila. Cosa ti ho detto che avrebbe perso il Napoli, che è andato di russo a pareggiare alla fine? Ti detto sì, che perdevo è Napoli. Vero, l'hai portato sfiga pure al Napoli, cazzo. Vabbè, ma Napoli... Pure a Jean Paul, il supremo. Ma non c'era in panchina cosa ieri? Chi non c'era? Gattuso? C'era, so che non sta bene, c'è un problema agli occhi. Mi metto qua che sennò andiamo fastidio. Non ci vede, poverino. Ma è una cosa che vecchia. Ci vede doppio. È un problema, è una serio. Ma di più di 10 anni, qualche cosa dico. L'ultimo sì. Quando parlo... giocava ce l'aveva, sì. Sì, quando sì, sì, un problema serio, ma parliamo di questa, Milan, questa questi campioni d'Europa. Di questo bruciamento di non ci bruciamo a un punto, perché dovevi bruciare a un punto. Ieri dite la verità. C'eravamo 5. Eravate tutti pronti a farvi Natale da capolisti.
No. Perché in realtà nella capolista è più felice. Allora, ho detto che su 2-0 dico, non recuperano più. Però è bella Milano in testa. Milano in testa. Speriamo che continua a perdere la Juve. Ma la Juove è poca roba. È poca roba. Non è 9 anni che vinco. Però è ben finito. Dopo 23 anni. Speriamo, dopo 23 anni è finito. Il Manchester United. Quindi l'hai già per finita la Juve. Ma noi non e se dopo adesso c'è il ritorno fanno un filotto come voi? Poi eravate al stesso punto. I giocatori che hanno. Non sono, guarda là, così vedi che mette la mano davanti. Non sono i campioni che avevano. Ma dove guardi? Perché guardi? Cosa guardi? La devono sentire dalla voce. Ma devo guarda cosa tele, fai, no? Tele, la gente ti vede. Se no fai la radio, no? I telespettatori. Vuoi che accendo la radio? Allora, ma che caga cazzo che è questo. Guarda che deve segnare. I giocatori della Juve. Seguite il video su Instagram. Sono dei normali giocatori. Vedi che le mani la hanno tolto i campioni, ci sono più. Ma poi sei bello da vedere anche, no? Anche il buon, come si chiama, il buon Cristiano Ronaldo è in fase di discesa. È in fase di discesa, adesso è capocannoniere. Va bene, se dai in Italia, ma anche Ciro mio è 4 anni che è capocannoniere. Ma tu ti rendi conto delle cagate che dici? Allora, signore. Fernandi lo sa difendere, mia attenzione del mondo, lo sa difendere, fortissimo. Lascia i buchi, ti ha smentito pure Teo. Ho avuto sulla destra i cross ieri sera, non ne ha bloccato uno. Ieri Hakimi ha giocato bene, secondo te, ma se parla di gol. Invece Hakimi sa difendere. Non sa difendere uno e l'altro, non sono terzino. Sei fortissimo in difesa. Hakimi deve imparare. Detto ciò, stavo per dire, i giocatori della Juve non sono più i campioni che avevano prima. No, il capocannoniere in discesa. Il capocannoniere non c'entra niente. No, è un titolo casuale. Chieri Immobile ha fatto per 4 anni, mi sono scappato, non ha vinto niente. Tu come ha vinto niente? A differenza vostra, Chieri Immobile ha vinto 2 Supercoppe italiane, la Coppa Italia, a differenza vostra. Immobile prende 2 milioni e mezzo l'anno. Icardi che ha fatto molto meno quello di lui, ne piglia 10. Queste le sai che le cose... Icardi, hanno licenziato... Icardi, infatti, prendendone 5 da voi non ha vinto niente. Mentre Ciro Immobile ha vinto. È andato in Francia, Tuchel, ovviamente, ha vinto triplette. Tuchel è stato esonerato Tuchel stamattina. Non so se ha fatto triplette il Paris Saint-Germain, no? La Champions non l'ha vinta. Ha passato finale. Tuchel è stato generato. Tuchel, sì. E chi arriva adesso? Allegri? No, prendono Pochettino. È un Pochettino quello lì. Ti piace Pochettino a te? No. Non so il suo palmarès. Non so il palmarès. Oh, ma Conte che cambia modulo? Sei contento? Vuol dire che è capace anche lui? Sa allenare anche lui? No, sì, si cambia. È andata bene con Verona, eh. Ha fatto una bella partita a Verona. A me è piaciuto. Ma che non abbiamo giocato bene. Secondo di me. Primo tempo male. Secondo tempo avete giocato bene, secondo me. Cioè, secondo tempo è venuta fuori proprio la forza del. Se c'erano spompati quelli là, in corso come dei matti, primo tempo. Ma infatti sto dicendo, primo tempo, secondo me è meglio il Verona. No, gliel'abbiamo regalato. Male. Gliel'abbiamo regalato, non è quello del pareggio, eh. Mannaggia ste mani. Comunque amici, siamo tu contenti. Tu perché non guardi? Non si guarda la telecamera! E come? No, la prima ti insegno quando mi dice guarda la telecamera. Guarda la luce rossa. No, vedi, un puntino rosso. Vito è tuttologo, sa tutto. Lui è stato anche in televisione. Sì. Vero che è stato in televisione? No, mai. Non sei mai stato in televisione? Come mai? Perché tu eri uno di era malaffare. No. Per quello non andavi dietro le quinte, sì, ma dietro. E cosa facevi dietro le quinte? Vecchio volpone, con le attrici. Vecchio volpone! Ho avuto una squadra di Serie B femminile di pallacanestro. Tu? L'hai avuta e te le hai fatte tutte? No. Era un personaggio importante. E qui non l'hai avuta a te? È mia, però la gestivano loro. I soldi li mettevano loro. E quindi cosa c'era di tuo? Il nome e cognome. Ah, si chiama Vito Quercia Basketball. No, si chiamava Pioneer Watch. E cosa ci trovi tu? Io facevo gli orologi della Pioneer. Li facevi tu? Sì. Li vendevi? Producevo e li vendevo. Ma la Pioneer non fa tipo le radio? Avevo registrato il marchio. Televisore. Avevo registrato il marchio. È tuo la Pioneer? Orologi. I marchi si dividono in più categorie. Sono ignorante, non che parlo. Come faccio a parlare? Comunque non so niente. Ma ti do ragione, dico non interessa. Non ho detto che hai detto la cagata. Va bene. Quindi chiudiamo un anno fantastico. Vantaggio per i milanesi. Però bisogna dire che non abbiamo vinto niente. Dopo tanti anni, Milan in testa. L'Inter è arrivato anche in finale dell'Europa League. È arrivato secondo il campionato scorso e secondo in questo campionato. Dopo anni e anni che a Natale dovevamo rifare la squadra, devo ammettere che anche se il Milan sta facendo grandissime cose, non sono libero io, signora. Se ha chiamato non sono io. Non ho capito. Se ha chiamato non sono io. No, volevo dire che se si sposta un attimo riesce a parcheggiare. Certo. No, è che il capello arancione mi aveva confuso. Ma poi una vecchia di 80 anni farsi i capelli arancioni, carota. E Sean? Arancione.
capito com'è il cazzo? Vabbè, comunque stavo dicendo, per chiudere, per auguri di Natale a tutti, a buone tutte, feste, perfetto. State con i parenti, non uscite, no, state in casa per favore, e fate viva la libertà. Vai, non, detto questo, no, ascoltate, questo non è normale. Se andate a trovare i parenti, è Natale, state con le famiglie, state con le famiglie. Tu perché non sei a casa e sei fuori? Io sono che oggi è zona rossa, perché non sei a casa? Io sono fa il moralista, vado a fare la spesa, il moralista. E chi mi fa la spesa a me che sono solo? Sei proprio un interista, ma il 24 fai la spesa. Il 24 fai la spesa, voleva andare a mangiare la pizza, voleva andare, il moralista qua, ma va. Cacati. Grazie. Comunque stavo dicendo, tolta sta parentesi, non abbiamo vinto niente, quindi anche se il Milan sta facendo grandi cose, sì, però voglio dire, abbiamo vinto niente, quindi bisogna continuare. Due anni fa a gennaio a dicembre hanno già cambiato gli allenatori, non guardi, metti la mano davanti, messo gli allenatori. Già si pensava alla nuova campagna acquisti, almeno adesso si cerca di comunque riporto. Vi auguro un 2021 i fallimenti che vuoi calcistici che vuoi no se no mi c'è ancora la Juve qualcuno deve allora facciamo così, auguriamo a tutti i nostri supporters allora, che nel 2021 vinca il campionato una squadra adesso, di Milano adesso ci stai? Ci sto. Ci stai? Ci sto. Adesso, anche se non siete voi? No, siamo noi. Il mese di gennaio abbiamo ancora 6 partite come tutti. Poi cominciano le coppe, noi ci riposiamo durante la settimana e voi lavorate e lo pigliate nel tappeto. Ciao amici, state buoni, state a casa, festeggiate, tortellini, il brodo, il capitone, e tutte le altre cose buone, l'insalata russa, il salmone. Io stasera faccio le pennette con cose di scampi e zucchine. Cucini tu? Sì, sì, sì. Cucinare il gran cuoco. E mangio un salmone taglio sashimi. Iscrivetevi al canale, mettete like, seguite Vito su Instagram. Domani brodo e tortellini. Sì, qualche volta proverà a fare le live. E come cazzo si chiama? Vittorio Nì, amici. Per chiudere lì. Ciao amici, sono buono, un bacio, tutti bene. Saluto a tutte le nostre amiche in giro per l'Italia, vi vogliamo bene. Quella nostra, cioè, nostra amica, come si chiama? Belga, non c'è scritto più quello che avevamo. No, in Belga. Non la sento più. Possiamo innamorati. Salutare adesso. Ciao, salutiamo. Chiudi là. Ciao, mi è stato buono, mi raccomando, comportatevi bene. Buon anno, eh.